6 mesi di grande attrazione per la prima edizione della Radice Pura Garden Festival, promosso dalla Fondazione Radice Pura, primo evento internazionale dedicato al garden design e all'architettura del paesaggio del Mediterraneo, che vedrà coinvolti giovani designer, istituzioni, imprese, grandi protagonisti del paesaggismo, dell'arte e dell'architettura. Dal 21 aprile al 21 ottobre, all'interno del Parco Botanico di Radice Pura di Giarre, sarà possibile visitare 14 giardini, realizzati appositamente con le piante più originali coltivate da piante faro, che raccoglie 800 specie e oltre 5.000 varietà grazie all'attività portata avanti da oltre 50 anni da Venerando Faro, oggi alla guida dell'azienda insieme ai figli Michele e Mario. Radice Pura Garden Fest è una nuova proposta per la Sicilia che non deve essere solamente meta di un turismo balneare, ma soprattutto deve essere meta di un turismo culturale. Noi la cultura soprattutto la interpretiamo a Radice Pura Garden Festival come cultura botanica e paesaggistica e nello stesso tempo anche come installazioni artistiche. Un parco di 5 ettari all'interno del quale per 6 mesi si troveranno installazioni artistiche appunto botaniche da dimensioni differenti, più di 15 installazioni artistiche che trasmetteranno un messaggio. Il tema della prima edizione che abbiamo voluto dare è quello di essenze mediterranee, quindi mettere la Sicilia al centro del Mediterraneo e quindi col linguaggio della botanica parlare il linguaggio di tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Quindi è un aggregatore culturale, un aggregatore di imprese, un aggregatore di sviluppo che credo e siamo certi possa diventare una spinta turistico-culturale per l'intera isola. È un programma vasto che dura 6 mesi. Il cuore del festival sono realmente le installazioni, che dico è come un quadro, usa il pennello, i nostri artisti paesaggisti usano le piante, quindi daranno un certo messaggio. All'interno di questo ci saranno delle conferenze che parleranno dei temi del rispetto del territorio, della salvaguardia del nostro territorio e dello sviluppo che questo può dare. Ci saranno anche 2 mostre in collaborazione con la Galleria Colli Galli Greggi d'arte. Ci sarà un'installazione, forse una fra le più importanti che si faranno in Sicilia nei prossimi anni, del maestro Emilio Esgro, della quale non posso ancora svelare perché mi auspico che ci possa essere un momento a parte per poterlo svelare, e soprattutto anche tanto legato all'arte, alla cultura, al cibo, alla dieta mediterranea e quindi anche un'offerta riservata ai più piccoli. Siamo riusciti, non con pochi sforzi, a portare 4 nomi internazionali famosi a livello internazionale all'interno del festival. Abbiamo rappresentanti degli Emirati Arabi Uniti, abbiamo paesaggisti che vengono dall'Inghilterra, dalla Francia, dalla Spagna. La soddisfazione più grande è sicuramente quella dei giovani, però mi preme sottolineare, perché alla nostra Call for Ideas, che abbiamo lanciato più di un anno fa, hanno risposto quasi 200 progetti, 200 giovani paesaggisti. Di questi 200 paesaggisti abbiamo selezionato 6, i migliori, e vi assicuro che è stata dura a selezionare su 200 i migliori 6 progetti, che vengono dalle più importanti e prestigiose facoltà e università di paesaggismo e architettura d'Europa, da Istanbul a Barcellona, da Versailles fino ad arrivare all'Università di Bologna e ovviamente le nostre prestigiose università siciliane. Ai piedi dell'Etna, Radice Pura vuole valorizzare l'eccellenza botanica del territorio, del clima, del suolo e dell'acqua, condizioni ideali che consentono alla vegetazione di esprimersi con maggior vigore rispetto ad altri luoghi. Cuore del festival sarà la celebrazione del giardino, non solo nella sua valenza estetico-culturale, ma per il suo ruolo di luogo ideale per fermare lo sguardo sulle bellezze della regione siciliana. Soprattutto si parla della promozione turistica della regione siciliana nel mondo. Credo che questa è la manifestazione d'eccellenza per l'anno 2017. Abbiamo grandi attese da parte degli operatori del settore, delle associazioni di categoria. È il primo grande evento che riguarda questo tema dell'agroalimentare e anche della botanica, e sono convinto che questa prima edizione farà seguito a una grande tradizione, grazie anche all'eccellenza degli organizzatori e al contesto straordinario di Radice Pura. Attraverso l'interpretazione dell'esperienza mediterranea, tema della prima edizione del festival, si vuole creare un evento capace di unire arte, cultura enogastronomica e tutela dell'ambiente come elementi costitutivi di un territorio straordinario. Parteciperanno a questa prima edizione 4 garden designer di fama internazionale. Il paesaggista francese Michel Penat guiderà i visitatori in un Jardin Parfum, un giardino verticale per un'esperienza immersiva tra luce e vegetazione. Evaporazione mediterranea
sarà il giardino dell'italiano Stefano Passerotti, che rifletterà sull'attuale situazione del Mare Nostrum, utilizzando la metafora del tronco d'albero adagiato sull'acqua. Sarà invece un invito all'amicizia e alla fratellanza il progetto della designer arabo-londinese Camelia Bin Zal, intitolato Amity, ispirato alla convivialità dei cortili arabi. Il paesaggista inglese James Basson ricreerà con Aretusa e Alfeo un collegamento ideale tra Sicilia e Grecia. Altri 6 giardini di dimensioni più piccole, variabili tra i 30 e i 50 metri quadrati, saranno realizzati da giovani paesaggisti selezionati tramite un bando internazionale. Una grande iniziativa che mette insieme diversi valori, mette insieme una realtà produttiva significativa per il nostro paese. Pensiamo che oggi il settore del florovivaismo vale 2 miliardi e mezzo di euro, 100.000 addetti, 30.000 aziende che si occupano di florovivaismo, ma poi accanto alla realtà produttiva ci sono tanti altri temi, il tema del paesaggio, il tema della bellezza, il tema del paesaggio legato alla ruralità e anche il tema della biodiversità mediterranea. Quindi in questa occasione metteremo in luce la ricchezza culturale, metteremo in luce anche questa ricchezza di biodiversità nel patrimonio vegetale e botanico del Mediterraneo, ma sarà anche una grande opportunità per il turismo, per i viaggiatori, per i nostri visitatori, quindi luogo di cultura, di turismo, di ambiente, quindi per quanto ci riguarda l'accezione più vasta di sviluppo rurale. Un grande parco, 6 mesi di grande attrazione, mi sembra che siano veramente un'occasione straordinaria per celebrare una grande impresa, che un'impresa moderna, un'impresa innovativa, un'impresa che investe nella ricerca, quindi il tema della ricerca è un tema fondamentale, un'impresa che investe nella qualità delle produzioni botaniche, quindi della produzione delle piante. Oggi la circolazione, l'esportazione verso i paesi terzi sono temi della tutela sanitaria, quindi ricerca, qualità fitosanitaria, ma anche una grande opportunità per le nuove tecnologie. Oltre ai 10 giardini, Radice Pura ospiterà per tutta la durata del festival 4 particolari installazioni vegetali. Grazie all'Istituto del Mondo Arabo di Parigi arriverà a Giarre Anamorfosi, una creazione artistico-botanica realizzata da François Bellanet, composta da segmenti di piante con misure differenti. In collaborazione con Flormart, l'Università degli Studi e l'Orto Botanico di Padova, farà tappa al festival il Giardino Italia, una sagoma dello stivale allestita con le piante che rappresentano la biodiversità italiana, mentre il Giardino della Dieta Mediterranea, ideato dallo studio Coloco, riunirà varietà di prodotti della terra che caratterizzano il patrimonio della dieta mediterranea. Omaggio alla Sicilia, al rapporto tra l'Etna e il mare, la macchia di Donatello Chirico, uno spazio attrattivo ricreativo dove grazie ad un'installazione di action painting ogni visitatore avrà la possibilità di dipingere la propria macchia indelebile su una tela. Per tutta la durata del festival è inoltre previsto un calendario di appuntamenti per approfondire attraverso workshop, conversazioni e passeggiate i temi proposti dalla manifestazione. Tutte le informazioni e i programmi dettagliati sono disponibili sul sito del festival.